Ciao a tutti. Quanti di voi vorrebbero sapere come gestire al meglio una cavalla che decidete di fecondare per la prima volta quando ha più di 9 o 10 anni? Bene, mio nome è Sandro Barbacini, sono medico veterinario e mi occupo di riproduzione equina da più di 30 anni. E in questo breve video vi spiegherò che cos'è una Old Maiden e come gestirla al meglio. Che cos'è una old maiden? Dall'inglese old vuol dire vecchio e maiden vuol dire vergine. Per cui una cavalla old maiden è una cavalla vergine anziana e che viene fecondata o coperta per la prima volta nella propria vita quando ha almeno 9 o 10 anni. E che cosa può succedere in una cavalla del genere? Beh, è importante sapere che comunque, se negli anni precedenti la cavalla non ha mai portato a termine una gravidanza, non avrà mai usato il proprio organo utero per anni. E come qualsiasi organo, che siano i muscoli, che sia il cervello, che sia il cuore, se non viene utilizzato, tende ad avere un invecchiamento precoce e ad avere dei fenomeni di cronicizzazione. Per cui spesso queste cavalle che problema possono avere rispetto alle altre? Beh, hanno dei fenomeni di invecchiamento dell'utero, per cui una cavalla di 9 anni che non ha mai partorito, molto spesso ha un utero più vecchio di una cavalla che magari è anche più anziana, ma che ha sempre partorito. Ma soprattutto una delle cose principali da sapere è che il collo dell'utero o cervice, come potete vedere dall'immagine, che non è altro che una sorta di porta che tiene chiuso l'utero quando la cavalla è gravida o non in calore, questa cervice, non dilatandosi continuamente durante il parto, diventa fibrotica, e cioè diventa rigida, diventa dura, non è più elastica e non si apre e si chiude più come dovrebbe essere durante il calore. Di conseguenza, quando una cavalla viene coperta da uno stallone o viene fecondata, ovviamente, oltre agli spermatozoi, vengono introdotti in utero anche delle cose che non dovrebbero andare, della sporcizia, di qualsiasi cosa. E l'utero cosa fa di una cavalla? Automaticamente, dopo 4-5 ore, si contrae e svuota fuori il contenuto di sporcizia dell'utero. Bene, se la cervice fibrotica, se la porta è chiusa, questo liquido non esce. Per cui queste cavalle anziane messe in riproduzione tardi spesso vanno incontro a degli accumuli di liquido nell'utero, a delle infiammazioni uterine. E cosa posso fare? Ma il consiglio che ho sempre dato ai miei clienti è quello di, nel caso in cui acquistino o decidano di mettere in razza una cavalla già anziana, di fare una valutazione del potenziale riproduttivo, cioè di verificare qual è lo stato dell'utero e della cervice attraverso degli esami che possono essere, ad esempio, la biopsia uterina. Consultatevi con il vostro veterinario. Questo è molto importante per capire qual è la possibilità che voi potete avere di ottenere un puledro vivo e vitale da una cavalla così anziana o se necessita di trattamenti prima della stagione di monta. Grazie a tutti.